Yo, sono Ty Vimes. Oggi vi mostrerò certe situazioni che vedrete solo dai parrucchieri neri. Dai neri esistono due tipologie di parrucchieri: quello bravo e dolce, quello cattivo e aggressivo. Quello bravo e dolce. Bravo! Bravo! Che tenero! Quello aggressivo! Madonna! Non vedi di qualcuno! Sicuro che sta succedendo! Ma bella! Ti odio! Ma non vedi più da te! Vado in prossimo! Oh, no. Shit! Vado da lui! Dai parrucchieri neri c'è sempre un bambino piagnucolone. La voglio. Ehi, piccolo bambino, guarda qua. Bravo! Dei parrucchieri neri c'è sempre un bianco che dopo un taglio si sente nero. Ah, bianchi, bianchi, bianchi. Wakanda forever. Hakuna Matata. Zamunda. I'm not black, I'm chocolate. Ehi, carambai! Oh shit! Ah. Dei parrucchieri neri c'è sempre uno che dopo un taglio si sente sicuro di sé. Ma chi è questo splendido giovanotto? Quanto sono bello, mamma mia. Oggi metto incinta la mamma di qualcuno. Oh shit! Bro, le mamme single. Quanto lo vorrei come padre. Il mio non l'ho mai conosciuto. Dei parrucchieri neri c'è sempre uno che dopo un taglio si innamora del parrucchiere. Wow! Bro, sei bravissimo, dammi un bacio. Oh shit! Signore! Vogliamo parlare dei parrucchieri che invece di tagliarci i capelli perdono tempo in chiacchiere ogni 5 minuti? Ehi, signore! Gli hanno pensato che te arrivi su di là, la con e lei è qui su, vai, eh? Ah, Dio mio, come la sanno? Ah, mio, io stai mettendo quasi una sette buone. Basta! Mezz'ora che siamo qui, E che cazzo basta? Avete i documenti a posto voi? Eh? Mon vieux! Andiamo! Ufficio immigrazione! Jesus is not! Sei di Lecco o passi per Lecco e vuoi farti un taglio? Ti aspettiamo qui. Alla prossima.